Questo video, ragazzi, è stato possibile grazie a EA Game Changers. Bella a tutti, ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Dobbiamo ringraziare di nuovo Zwebek per averci concesso nuovamente delle clip. Questa volta potrebbe esserci qua e là anche la sua webcam, dato che quando ha registrato ad Amsterdam, ovviamente ha registrato anche la sua live reaction quando aprì i pacchetti, di conseguenza qua e là potrebbe esserci anche la sua webcam. Ma non è un problema, anzi, perché è pure divertente. Piuttosto, noi siamo qua per farvi vedere come riconoscere quando un giocatore è un walkout da un pacchetto, se è un'icona, se è un giocatore raro, comune. Insomma, cerchiamo di farvi vedere effettivamente come capire che cosa state per trovare nel pacchetto, come ogni anno. Di conseguenza andremo a vedere un po' di clip e cercheremo di capire come funziona. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale che lo trovate in descrizione, iscrivetevi anche al mio, trovate Instagram, Facebook, Twitter, tutto in descrizione. Lasciate tanti like e scrivete i commenti cosa ne pensate di questa nuova tipologia di pack opening. Prima però di iniziare a vedere effettivamente le clip del pack opening, andare ad analizzare queste cose, dobbiamo ringraziare MSI Gaming, e grazie mille mamma MSI, che mi ha mandato il monitor che vedete qua dietro, il computer che è di qua, non sono molto bravo a indicare, però oltre a queste due cose mi hanno mandato anche un altro monitor. Adesso in questo momento per fare il video non ci stavano entrambi sulla scrivania, tutte e tre le cose, perché io il PC lo terrò a terra, solo che non si sarebbe visto. Quindi insomma, per ora vi faccio vedere queste due cose, poi un altro monitor, quindi grazie mille. Però vi voglio spiegare che cosa mi hanno mandato, ragazzi, perché sono veramente delle bombe. Il computer che vedete da questa parte è un MSI Trident A, è largo 16 cm, altezza e profondità più o meno la stessa, 38-39 cm. È un computer compatto e questo permette comunque di poterlo posizionare in maniera abbastanza facile ovunque, quindi anche se avete poco spazio come me è molto comodo a posizionare dappertutto, non dà fastidio, non è ingombrante. Fa anche veramente poco rumore, questa è una cosa che ho notato, perché il computer che avevo prima ne faceva parecchio. Non surriscalda, ottimo anche questo. Ha un i5 di nona generazione con 2,94 GHz, con 16 GB di RAM di DDR4 all'interno, RTX 2060. Insomma, un computer veramente potente, compatto, leggero, perfetto per il gaming, per fare i video, per fare streaming. Quindi insomma, veramente un ottimo computer, grazie MSI. Grazie davvero MSI anche per questo cappellino stupendo, vero? Adesso lo tengo. Come monitor abbiamo un MSI Optix MPG 27C con un refresh rate di 144 GHz, abbiamo un millisecondo di responso, è un monitor curvo adatto al gaming, quindi perfetto per tutto quello che riguarda il gaming sia su computer che su console. Quindi grazie mille mamma MSI per questi fantastici prodotti. Tanto raga, quanto è bello il mio cappello. Ok, direi che è arrivato il momento di incominciare a mostrarvi effettivamente il tutorial di come funzionano questi nuovi walkout. Prima di tutto vi faccio vedere magari qualche clip per farvi un po' capire come funzionano questi nuovi walkout, che prevedono questa serie di lunghissimi tunnel che sono, diciamo, divisi a sezioni. Quindi c'è una prima sezione dove ci sono tutte queste luci che cadono, c'è una sezione dove si vede il ruolo, una sezione dove si vede la nazionalità, una sezione dove si vede il club, e da questa serie di cose riuscite a capire pian pianino che giocatore potrebbe essere, molto più lungo rispetto agli anni passati. Quindi questo aumenta l'hype, perché ogni sezione potrebbe fermarsi in base al tipo di giocatore che stiamo per trovare. Quindi se stiamo per trovare un giocatore comune si ferma prima, un giocatore raro si ferma un po' dopo, invece se è board o se è un giocatore walkout si ferma in fondo, ma riusciremo già a dire prima se sarà walkout o board, e quindi nel frattempo si genererà l'hype, mentre se è un'icona, se è uno speciale, si riesce a dire verso la fine. Quindi in sostanza, grazie a queste serie di cose, secondo me genererà molto più hype, e secondo me è stata un'ottima scelta quella di sfruttare questa sorta di lungo tunnel che insomma permette quindi sia di aumentare l'hype, ma soprattutto anche scenicamente secondo me è molto carino. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate anche voi, e se troverete qualcosa con EA Access e la web app che nel frattempo forse sarà uscita. Ma adesso andiamo ad analizzare i vari tipi di carte che possiamo trovare e come riconoscerli. Vi scuso ragazzi se sto usando l'audio della fotocamera, ma ho un problema, sono un po' di corsa, quindi ho dovuto adattarmi tra i troppi impegni, scusatemi, spero comunque si senta abbastanza bene. Anzi, ditemi un po' com'è, che magari in futuro, sai, nella fretta può capitare, lo uso nei vlog, non mi avete mai detto niente, quindi mi auguro si senta bene anche registrando in questo modo. Innanzitutto bisogna, diciamo, distinguerli a coppie. Man mano le coppie si sdoppiano e aumentano. Allora, le prime due coppie sono non raro
è raro, quindi voi quando aprite un pacchetto giocatori oro sapete che di base o il giocatore è raro o non lo è. Poi raro si divide in altre tipologie, però o non è raro o è raro. Se un giocatore, diciamo, è comune, non raro, sarà abbastanza facile da riconoscere, perché di fianco al pacchetto, proprio all'inizio, all'apertura del pacchetto, riconosceremo di fianco, diciamo, il contorno del pacchetto, una sorta di bordi, margini, righe, contorni, non so come chiamarli, in più sul muro. E se ci sono queste cose vuol dire che è un giocatore non raro. E questo è molto utile, perché se su EA Access avete poco tempo e decidete di aprire dei pacchetti che non vi consiglio da lì, però magari decidete di aprirne e vi permette comunque di evitare di perdere un po' di tempo, che tempo perdereste nell'aprirlo. Di conseguenza è molto molto utile poterlo riconoscere subito, quindi tenete a mente questa cosa. D'altro lato non so se avrò un'immagine per farvi vedere questa cosa, perché purtroppo Zue mi sa che mi ha passato solo roba da raro, walkout e speciale. Non so se ho un non raro, però insomma tenete presente questa immagine, cercherò comunque di indicarvelo magari su uno screenshot di un raro nel caso in cui non dovessi averlo. Mentre i rari ovviamente è facile riconoscerli se non ci sono questi bordi, se non ci sono queste colonne, queste mura, cioè non le mura, le mura ci sono, queste diciamo righe, insomma questi margini di fianco alla riga dei pacchetti, ma ci sarà unicamente la forma del pacchetto, allora sarà raro. Altra cosa che ci tengo a specificare subito, che è emersa un po' dalla beta e così via: se il colore del muro è nero invece che oro, non è che è un giocatore speciale, semplicemente è un pacchetto a 50k, uno scambiabile, ci sono tutta una serie di cose da considerare, quindi insomma non si tratta di un giocatore assicurato raro. Come facciamo invece a distinguere un pacchetto con un giocatore raro normale fino a 82 o un giocatore di quelli che noi chiamiamo bordo, colonne, li abbiamo chiamati in mille modi, però board è il modo in cui viene chiamato comunemente a livello global. Quando è un giocatore bird, quindi tra 83 e 85 di valore, salvo qualche piccolo, diciamo, giocatore che anche se 85 viene considerato walkout, ma di base sono i giocatori tra 83 e 85, quindi quando troveremo quei giocatori lì, che sarà bird, ci sarà una differenza. Cambio di luce veloce perché probabilmente la differenza che pensavo di aver notato forse non è del tutto corretta, quindi vi do due spiegazioni. La prima potrebbe essere che si noti dal fatto che quando si apre la porta ci sono delle luci che vadano oltre le luci verso il muro, che quindi si vedono delle luci extra, e quello potrebbe essere una. Però non è sicuro. Quello che invece è sicuro è che effettivamente va davanti, si incomincia a vedere la nazionalità, il club, la posizione, quelle cose lì, e quindi quello significherà ovviamente che almeno è bordo. Come invece riconoscere un walkout rispetto a un giocatore 83-85, che è quello che un po' tutti si chiederanno? Questo mi hanno raccontato i ragazzi che erano ad Amsterdam, come sapete vi ho già raccontato lo scorso video perché non ero lì, e grazie a chi ho insomma questi contenuti. Come riconoscerlo? Mi hanno avuto tutti difficoltà a trovare effettivamente questa piccola differenza, ma c'è una piccola differenza. Quando il pacchetto si sta aprendo, il tunnel va avanti, a un certo punto sapete che cadono tutte le luci, cadono tutte queste focherellini, non so come chiamarli, insomma sono tutte queste robe che cadono in alto, in mezzo di solito ci sono due luci arancioni rosse che sono abbastanza fisse. Invece se vedremo la luce sinistra scoppiettare sia alla fine ma anche in mezzo, ma soprattutto alla fine, una o due volte in più, cioè quando l'altra ormai o saranno due fisse o si sarà spenta, vedremo due scoppietti veloci che sono molto difficili da vedere, bisogna farci l'occhio. Quando li vedete è walkout assicurato, quindi vedrete portiere, la nazionale, il club, e poi sarà un walkout, quindi col giocatore che va in mezzo al campo invece che avere solo i bordi. Invece come riconoscere i giocatori speciali? Quello sembrerebbe che non abbia chissà che modi. L'unico modo sembra essere arrivare al momento del club, che quando arrivi al club ti dice ovviamente il logo icona per dire se è un'icona. Mentre per quanto riguarda i Team of the Week e così via, purtroppo non si sa, quindi ancora questo è da scoprire. Però per le icone vedremo ovviamente il logo icona, come è capitato a Zue che ha trovato Ronaldinho, e dopodiché ovviamente vedremo l'icona di conseguenza uscire dal pacchetto, esultare, la carta e tutto quanto. E quindi questo è il modo. Fatemi sapere, raga, mi raccomando, nei commenti, se per voi è stato difficile capire questo tutorial, se sono stato chiaro, se avete ancora dubbi, che cerco di aiutarvi a risolverli nei commenti. Se no, raga, spero veramente sia stato di aiuto. Questo è il secondo in realtà, perché anche il primo video di FIFA 20 era un po' un tutorial, però diciamo che è il vero primo tutorial di FIFA 20, quindi spero vi sia piaciuto. Ci vediamo ragazzi nel prossimo video, che sarà già su FIFA 20 completo, perché si inizia a giocarlo da domani. Quindi ci vediamo ragazzi nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, attivate le notifiche, passate da Instagram dove vi racconto tutto, rispondo alle domande su EA Access e tutto quanto, trovate il link in descrizione, ve lo lascio anche nei commenti. Mi raccomando, attivate le notifiche per sapere quando uscirà il prossimo video.
E nulla ragazzi, come dicevo, per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!